Il volto e il contegno di Fra Cristoforo dissero chiaro agli astanti che non si era fatto frate, né veniva a quella umiliazione per timore umano, e questo cominciò a conciliarli tutti. Cristoforo, Ludovico si chiamava, dopo l'omicidio si è rifugiato in monastero. Il monastero, la chiesa, allora era terra franca, cioè la polizia non poteva entrare ad arrestarti. Era il modo con cui la Chiesa per secoli ha garantito la giustizia ai poveri rispetto alle prepotenze dei ricchi e dei potenti. Non era un privilegio ecclesiastico, era la carità della Chiesa nei confronti dei poveri. Bene. Quando esce, il fratello dell'ucciso pretende, insomma, le scuse di Fra Cristoforo. Raduna tutto il parentado, i cavalieri amici, per vederlo umiliato, per potergli sputare in faccia, per potersi vendicare almeno a parole. Solo che Fra Cristoforo si presenta già esce dal convento, si è fatto frate, e va a questo atto che vorrebbe essere di condanna, di disprezzo totale da parte degli altri, e cui lui si sottopone per umiltà. C'è il fratello dell'ucciso che lo aspetta quasi su un trono da giudice. Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole: «Io sono l'omicida di vostro fratello. Sai Dio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue. Ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio». Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava, tutti gli orecchi erano tesi. Quando Fra Cristoforo tacque, s'alzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e di ira compressa, fu turbato da quelle parole e, chinandosi verso l'inginocchiato: «Alzatevi», disse con voce alterata. L'offesa, il fatto veramente. Poi l'abito che portate, ma non solo questo, ma anche per voi. S'alzi, padre, s'alzi. Mio fratello, non lo posso negare, era un cavaliere, era un uomo un po' impetuoso, un po' vivo, ma tutto accade per disposizione di Dio, non se ne parli più. Ma padre, lei non deve stare in codesta positura». Lo costringe ad alzarsi. E, presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma sempre col capo chino, rispose: «Io posso dunque sperare che lei mi abbia concesso il suo perdono. E se lo ottengo da lei, da chi non devo sperarlo?» Ah, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola: «Perdono, perdono», disse il gentiluomo. «Ma lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore». E tutti qui, sì, tutti, tutti, gridarono a una voce i presenti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente. Tutti, tutti, perché è una comunità che ti perdona, è una comunità che vive il perdono.
canto del frate s'apria, una gioia è il pianto suo, no, alla fine. Una gioia riconoscente sotto la quale traspariva però ancora una umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede e ne ricevette il bacio di pace. Un bravo, bene! Scoppiò da tutte le parti della sala. Tutti si mossero e si strinsero intorno al frate e vennero i servitori con gran coppia di rinfreschi. Il gentiluomo si accostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse: Padre, gradisca qualcosa, mi dia questa prova d'amicizia. E si mise per servirlo prima d'ogni altro, ma egli, ritirandosi, con una certa resistenza cordiale, queste cose disse non fanno più per me, ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio. Si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono. Lui se la mette nella bisaccia e per tutta la vita porterà con sé il pane del perdono. Diventato ormai frate di una certa età, quando si conclude la vicenda di Renzo Lucia al Lazzaretto, Padre Cristoforo tira fuori l'ultimo resto di questo pane del perdono e lo offrirà a Renzo e Lucia.